Buongiorno a tutti da Battipaglia. Oggi sono venuta a presenziare a una bellissima giornata inclusiva presso il Resort Sunrise, dove ci sono tanti ragazzi che ha invitato il nostro responsabile del Dipartimento Disabilità della Campania, che è Tony Siniscalco. Tony, vieni qui. Ecco qua, Tony. E adesso, Tony, dobbiamo spiegare un po' cosa stanno facendo questi ragazzi. Da chi andiamo prima? Iniziamo dal... Forse però anche i ragazzi qua che ci stanno guardando, perché... Ecco, allora, aspetta. Salutate, ragazzi! E voi da dove arrivate, ragazzi? Da Salerno! Da Salerno! Ma avete fatto anche una gita oggi, allora. Bravissimi! E poi qui, Tony, allora, sono i nostri ragazzi dell'Ampas che seguono la squadra di calcetto. La squadra, aspetta, facciamo vedere, certamente, ecco qua, perché qui ci sono dei campioni, ecco. Allora, come va la partita? Allora, comincia ad allenamento! Si stanno riscaldando, perché certo i campioni devono riscaldarsi prima di fare la partita. Bravi! Ecco. E poi, Tony? Poi il campetto a fianco ci sono i ragazzi del Sitting Volley. Allora andiamo a vedere, perché poi però ci sono anche altre persone. Qui poi noi abbiamo una campionessa speciale. C'è la nostra campionessa. Sì. Olimpionica. Allora, presenta. A Tokyo, la nostra campionessa campana di nuoto, che è Angela Procida. Angela! Angela, che cosa vuoi raccontare della tua esperienza? Allora, vabbè, l'esperienza delle Paralimpiadi penso sia unica, soprattutto perché si prova un mix di emozioni, ovviamente ansia, paura, adrenalina, però tante emozioni belle. E quando dicono che il mondiale deve essere la Paralimpiade, è vero, perché lì incontri un mondo fatto di tante persone, tante culture, e tutte però unite dalle stesse emozioni. Quindi penso che sia inclusione e proprio comunità. Io ad esempio adoro incontrare persone di altre culture, di altri mondi. E quindi è stata un'esperienza magnifica. Grazie Angela, adesso andiamo a vedere che cosa stanno facendo i ragazzi qui. Teodoro, che è il loro mister, e ci racconta cosa stanno facendo. Dunque, noi stiamo giocando a sitting volley. In questo caso è una, ecco, la disciplina da spiaggia, che è il beach sitting. L'invenzione di stamattina? Ecco, no, vabbè, diciamo che è, ecco, una disciplina che ancora non è diventata paralimpica, ma lo diventerà, come il sitting. Il sitting quest'anno, ecco, ha partecipato con la squadra femminile per la prima volta alle Paralimpiadi come, ecco, come squadra, è stata l'unica squadra a partecipare alle Paralimpiadi. Grazie a tutti gli sport. E poi si sono anche uniti dei ragazzi di un'altra associazione, sì. Sì, sì, esatto, no, ecco, noi, ecco, della Volley Academy di Teodoro Sigatelli abbiamo un'apertura a 360 gradi, nel senso che lo sport è di tutti e tranquillamente, non vado dati, i ragazzi con disabilità possono giocare, possono stare in campo, possono divertirsi, perché poi alla fine il gioco non è nient'altro che divertimento puro. Bravi, bravissimi. Grazie. In bocca al lupo per i vostri campionati, lupo, e delle gare, grazie di essere qua, grazie. Ciao. E poi qui abbiamo un'altra associazione, eccoci qui, presentati. Buongiorno, mi chiamo Generoso Di Benedetto e rappresento qui il centro per la vita indipendente delle persone con disabilità che abbiamo qui nella provincia di Salerno, e dove stiamo organizzando diverse attività di vita per i nostri amici. Stiamo mettendo su anche un discorso sportivo, che è il basking. Questo è un progetto interessante, perché il basking... Sì, stiamo creando la prima squadra in provincia di Salerno, dove cerchiamo di fare aggregazione, ma già un'istruttrice che ci sta facendo, che sta preparando gli allenamenti, anche le regole che stiamo mettendo in campo, sicuramente insieme. E possono giocare tutti insieme. Sì. Bene, bene.
grazie. Ecco, adesso qui abbiamo un'altra realtà. Salve. Un'altra realtà. Buongiorno. Questo è un video, non l'abbiamo mandato proprio in diretta, dopo lo pubblichiamo. Vabbè. Però ci vuoi spiegare invece voi per l'autismo cosa fate? Tu sei una mamma? Sì. Io sono Amelia, sono mamma di Giovanni, 19 anni, e abbiamo una cooperativa sociale a Pagani, in provincia di Salerno, dove ci occupiamo prettamente di autismo. L'autismo purtroppo è in grande crescita, le ultime stime praticamente parlano di un bambino su 48. Certo. Quindi un aumento enorme, per non parlare anche delle patologie correlate all'autismo. Disturbi del comportamento, disturbo ossessivo compulsivo, certo. E tutti gli altri disturbi che ovviamente fanno parte della sfera dello spettro. E poi prima dicevamo che non bisogna pensare solo alla parte sanitaria, ma anche a tutto.